Poi c'è stato il boato di San Siro. Emozione? Sì, è stata una bella emozione, però se era entrata era meglio. C'è stato un certo punto che praticamente tirando 3 volte verso Marchetti non è entrata. Cos'è? Sfortuna o che cosa? Sì, secondo me oggi è stata una partita molto sfortunata. Se il termine è giusto è sfortuna oggi. Possiamo chiamarla solo sfortuna. Sì. Quando sei entrato sembravi un po' impaurito, poi viceversa hai cominciato a prendere un attimo il ritmo e ci hai provato appunto con convinzione, come dicevamo prima. No, io quando entro cerco di entrare subito in partita, comunque entrare dalla panchina non è mai facile, però io quando entro in campo cerco di dare comunque tutto quello che ho. Com'è giocare in questo clima a San Siro, sapendo che i tifosi sono sempre dalla parte dell'Inter, però al primo errore c'è il rischio di essere bersagliati? Sì, cioè io quando entro in campo penso solo a giocare la palla, comunque a vedere i miei compagni, cioè tutto quello che c'è intorno cerco di scordarmelo, che secondo me quello è il trucco. Obiettivi per le prossime partite, visto che ormai anche l'Europa League sembra sempre più distante. Non so, spero comunque di giocare un po' di più. Cosa avete detto ad Alvarez per il rigore sbagliato? L'abbiamo consolato, però comunque sono errori che ci possono stare. L'anno prossimo ti vedi all'Inter o magari vai in prestito da un'altra parte? Cosa preferiresti? Io preferirei comunque rimanere qui all'Inter, poi comunque le scelte spettano alla società e a fine anno si vedrà. Brava ti ha abbracciato alla fine della partita, cosa vi siete detti? Si è complimentato con me, basta, cioè, è stato un abbraccio così. Cosa ti diceva durante la partita che ti continuava un sacco Sì, di no, vabbè, indicazioni? mi dava delle indicazioni, come è giusto che sia. In quest'Inter c'è un punto di riferimento per te, che insomma, rispetto Beh, domanda con una risposta secondo me abbastanza scontata, cioè Zanetti secondo me è una persona che con noi, a noi ha sempre aiutato, noi giovani ha sempre aiutato, lui, Cambiasso. Grazie. Prego, ciao. 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 Non è contento, la vittoria. Fondamentale direi forse. No, fondamentale ancora no, perché abbiamo l'Udinese che ha vinto, quindi mancano ancora 2 partite, dobbiamo rimanere concentrati fino all'ultimo, poi vediamo che succede. Crescono forse i rimpianti per vedere solamente adesso nuovamente la Lazio di prima? Ma noi non è che possiamo fare i conti, come diceva uno, diceva Roma, diceva col padre eterno. Purtroppo gli infortuni, i nostri, l'80% non sono stati muscolari, sono stati traumatici. C'è stata una serie di squalifiche, quindi, che hanno sicuramente pregiudicato la possibilità che potesse giocare la squadra al completo. Adesso abbiamo recuperato diversi giocatori importanti e sicuramente la squadra si esprime in modo diverso. Capitolo mercato invece, Presidente, quali movimenti ci sono, magari Il per i mercato prossimi? ne penseremo dopo il 26 maggio, il mercato. Anche perché dobbiamo capire che tipo di squadra bisogna allestire e con quale ambizione e con quale, diciamo, prospettiva. Non sappiamo ancora che cosa faremo il prossimo campionato in termini di competizioni. Quando avremo chiara questa posizione, chiaramente attrezzeremo questa Punterete a un parte. ringiovanimento della rosa, magari anche se ne parla molto in questo periodo. Ma sì, ma voi, cioè, dove se ne parla? Ne parlate voi, ve la cantate e va a suonare da soli, questo è il problema. Diventa l'Udinese adesso l'avversario principale. Ma non è che diventa l'avversario principale, è un problema di classifica, non è che diventa l'avversario principale. Noi ormai quello che dovevamo fare con l'Udinese abbiamo fatto, abbiamo vinto, il ritorno abbiamo perso, quindi il confronto c'è stato. Adesso l'Udinese sta a 2 punti sopra noi e sicuramente dal punto di vista delle possibilità, ormai chiaramente la Juve ha vinto lo scudetto, il Napoli è seconda, il Milan allo stato è terza, penso che finirà terza. La Fiorentina arriva la quarta, uno si tratta di chi arriva quinto, questa è la mia opinione. Tante Hernanes ha fatto un'altra prestazione straordinaria, quindi siamo tranquilli, i tifosi della Lazio possono stare tranquilli. Rimane la Lazio anche per i prossimi anni. Ma non ho capito, cioè, chi ha detto che se ne va? No, però magari c'erano Perché non c'erano chi c'erano? Soggetto e complemento, lo sai, soggetto, via del complemento. Ti ho detto cantare e suonare. Presidente, prima c'era una carenza di marcatore sotto porta, si realizzava poco, poi 9 gol in 2 partite, tutto merito di Klose, si è sbloccata la Lazio. Eccetera, merito di tutta la squadra ha riacquistato con consapevolezza dei propri mezzi, spirito di gruppo, determinazione,
condizione fisica, quindi compattezza, questi sono gli ingredienti che servono. E poi diciamo che anche, diciamo, quei fattori imponderabili non ci sono tutti ostili, no? Noi abbiamo avuto delle partite dove abbiamo fatto tantissime, abbiamo avuto tantissime occasioni, non abbiamo concretizzato perché, come avete visto, pali traverse, stavolta invece le cose cambiano. Salve. Quindi faccio una battuta, tutti gli allenatori stanno prendendo tempo, tutti gli allenatori stanno prendendo tempo da Conte, da Allegri stesso. Un petto che ci sta a posto, tranquillo, rimane tranquillamente lato, non c'è nessun confronto da fare a fine stagione. No, scusi, ma mi faccia capire, ma perché qual è il problema? No, non so. C'è qualcuno che sta male, no? Okay. Che deve essere ricoverato. Gli anni lo vogliono gli altri. Tutti gli altri prendono tempo, chiedono poi un chiarimento con la società per parlare di mercato, chissà. L'erba voglio cresce, sai, nel giardino del re. È un proverbio dietro l'altro. Ma che proverbio? Io sorrido quando dite tutte queste cose, cioè voi dovete creare il problema che fosse, qualcuno si deve strappare i capelli e dire oddio, io sono abituato a fasciarmi la testa quanto solo tempo? Quando uno si ferisce, no? Ma dice uno, carino, se imbarsamo tutto, tutto ingessato cammina, dice perché, scusa, che hai fatto? No, niente, no, c'ho pure le catene. Scusate. Presidente. Noi siamo abituati, noi siamo per la politica del fare e non del proclamare, quindi situazioni di questo genere, voi invece volete proclamare e poi trovare la soluzione per fare, invece io voglio fare, adesso quando si creeranno i problemi mi risolveremo, noi siamo abituati a risolverli. Per quanto riguarda invece il discorso dello stadio, avete fatto questo, c'è stato questo convegno, quindi la situazione come si sta evolvendo, ci sarà questa possibilità di questo progetto stadio con la Lazio? Ma scusi, lei ha mai visto che i convegni fanno costruire gli stadi? Io non ho mai visto. No, allora, però magari c'è qualche movimento in più rispetto a... Ma il movimento è di chiacchiere, di lingua. E dico, quella c'è sempre il movimento di lingua. È in grande forma stasera. No, meglio lei che la Lazio. Presidente, Rocchi è stato uno dei suoi primi acquisti. Le ha fatto piacere rivederla stasera, rivederlo. Beh, sul piano personale sicuramente c'è sempre un rapporto di stima e sul piano sicuramente di affetto, no? Perché è stato il mio primo. Sbagliato. No, c'è la pubblicità di quella cosa, insomma, è arrivato l'arrodino. Presidente, mi stava finendo di rispondere. Allora.